Atalanta, sogna ad occhi aperti, ecco l'Europa League. Arriva l'Everton. Il sogno è pronto a diventare ufficialmente realtà. Dopo 26 anni l'Atalanta ritorna in una competizione continentale di prestigio, l'Europa League, conquistata con la corsa dell'anno passato, ora è il momento di giocarsela, con tutte le armi a propria disposizione. Si comincia questa sera, alle ore 1900, al Mapei Stadium, che ospiterà le gare casalinghe causano regolarità rispetto alle direttive UEFA dell'Atleti Azzurri d'Italia. Si comincia in grande stile, perché è ospite dei nerazzurri l'Everton, squadra ostica, da annoverare nella cerchia delle favorite ad una vittoria finale. Gli inglesi hanno cambiato tanto in estate, ma sono ambiziosi e sono anche consci che vincere un trofeo scriverebbe il loro nome nella storia, visto che l'unico in bacheca a livello continentale è la Coppa delle Coppe del 1985. Nessuno, invece, per i nerazzurri, l'obiettivo è vivere il viaggio, almeno fin quando durerà. Dopo il leggero turnover effettuato domenica contro il Sassuolo, gara comunque vinta per 2-1 dai nerazzurri, Gasperini ripristina il proprio 11 tipo, con una sola assenza, Leonardo Spinazzola non dovrebbe essere in campo dal primo minuto. Sulla sinistra dovrebbe agire Ateboer, con Castagne confermato sulla destra e Gosens indisponibile. Al centro del campo pronto a rientrare dal primo minuto anche Freuler al fianco di Cristante dopo il turno di riposo in campionato, scivola in panchina De Ron. Due cambi anche in attacco, dove Curtic e Petagna si riprenderanno le maglie da titolari, soffiandole a Cornelius e Ilicic, quest'ultimo out non per scelta tecnica ma per problemi fisici. Punto fermo resta il Papu Gomez. Così come la difesa, Masiello, Caldara e Toloi davanti a Etrif Berisha. L'arma in più, secondo Gasperini, potrebbe andare però oltre la tecnica, abbiamo entusiasmo, dietro di noi, e una competizione su cui puntiamo molto. Non mettiamo obiettivi ma c'è la curiosità di misurarci con squadre europee anche di un certo livello. Abbiamo tanta fiducia, affrontiamo però con gran rispetto questa competizione, ha affermato ieri il tecnico in conferenza stampa. Koeman potrebbe effettuare un turnover piuttosto ampio, rinunciando addirittura alla difesa a 3, strategia sulla carta rischiosa, ma non se dovesse optare per un 11 più malleabile. Tra i pali spazio a Pickford. Davanti a lui il trio potrebbe comporsi di Olgate, Keane e Jagielka, con il primo in grado di slittare sulla destra e far scendere Baines a sinistra. L'inglese, in caso di difesa a 3, sarebbe l'esterno alto a tutta fascia, con Calvert-Lewin dalla parte opposta. Davies dovrebbe trovare posto in mezzo al campo affiancato da uno tra Schneiderlin e Gueye, mentre Sigurdsson e Lokman potrebbero agire alle spalle di Roney. Sandro e Klaassen insediano questi ultimi, ma partono un po' più dietro. Calcio d'inizio alle ore 1900 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, gara diretta da russo Vladislav Bezborodov. Sarà il primo incontro tra le due compagini in ambito UEFA.